Un grande successo per il sesto Memorial Angelo Norato, una gara di pattinaggio che ha visto coinvolti circa 500 atleti, tra cui nomi importanti per la storia del pattinaggio italiano come Beatrice Fausti, Edda Paluzzi e Claudio Naselli. Una gara che ha infiammato l'Aquila domenica 28 maggio. Finalmente, dopo il Mondiale del 2004, l'Aquila è tornata così ad ospitare un evento di respiro internazionale con atleti che sono arrivati all'Aquila da Polonia, Iran, Taiwan, Camerun e Kenya. L'evento è stato organizzato in simbolica corrispondenza con la giornata nazionale dello sport ed è stata valevole per i campionati nazionali CSN 2017 e per il campionato del mondo Maratona Master. Finalmente un'altra bella gara di pattinaggio all'Aquila, dove insomma, permane questa tradizione rodellistica, anche se negli ultimi anni un po' il terremoto, un po' la carenza dell'impiantistica sportiva, insomma, ci ha penalizzato. Però è stato importante riportare il pattinaggio all'Aquila, come già era avvenuto l'anno scorso, con una manifestazione non di questa portata. Quest'anno abbiamo fatto il campionato del mondo Master, e con una partecipazione massiccia da tutto il mondo, da tutti i continenti. La manifestazione è riuscita benissimo, ci siamo divertiti. La location e anche la bravura e l'organizzazione del centro sportivo polisportivo giovanile Aquilano è, diciamo, all'altezza e quindi potrebbe essere, già quest'anno mi sembra che al secondo o terzo anno, potrebbe essere un appuntamento annuale da ripetersi nei prossimi anni. Le categorie di atleti sono state da quella dei giovanissimi di 8-9 anni a quella dei senior, dalla classe 99 in poi, fino a quella dei master, dai 30 anni in su. Gli atleti hanno gareggiato lungo un percorso composto da Viale Corrado IV, le rotatorie di Via Piccinini e Via Vicentini e Viale della Croce Rossa. Tutte le gare sono state in linea e sono state da quelle brevi a quelle di fondo. I membri delle categorie junior e senior hanno corso insieme con classifiche separate, mentre per i giovanissimi è stato riservato un percorso allestito nel villaggio sportivo e si sono avvalsi anche di una giuria loro dedicata. Un evento che è stato sicuramente una vetrina per la città dell'Aquila e che ha portato, oltre ai pattinatori, anche un notevole indotto.